Tecnologia, innovazione ma anche creatività, queste le parole chiave della gamma Citroën. La vettura che abbiamo provato questa settimana le incarna davvero tutte, vediamo. Ci sono automobili che per attirare l'attenzione non hanno bisogno di tantissimi cavalli o dimensioni veramente esagerate. Beh, è proprio il caso di dire che la Citroën C4 Cactus è una di queste vetture, nel senso che è lunga soltanto 4,16 m, larga 1,73 m ed è alta solo 1,54 m, quindi dimensioni molto contenute, però tutti si girano quando la guardano per strada. Perché? Perché ha delle soluzioni veramente innovative. Andiamo a vedere qua. Linee morbide per la nostra Citroën C4 Cactus, con questo cofano piatto molto pulito e anche una bombatura all'anteriore che lascia veramente libero il simbolo di Citroën, il double chevron della casa francese. Spostandoci vediamo il faro a LED proprio sotto la linea di cintura del cofano, il faro sdoppiato e i fari fendinebbia. Tra gli ultimi due abbiamo il famoso air bump. Che cos'è l'air bump? È un materiale di termoplastica saldato su una copertura rigida che riesce ad assorbire fino a 2 cm di impatto, quindi verso i piccoli urti denti tutti i giorni o nelle manovre di parcheggio saremo protetti sia all'anteriore che per tutta la fascia laterale della vettura. Siamo a bordo della Citroën C4 Cactus, la seduta è estremamente comoda, sembra di essere davvero seduti su un divano per comodità. Questa Citroën C4 Cactus è motorizzata con un'unità del gruppo PSA, 100 cavalli, un 1.6 turbo diesel che promette consumi davvero quasi record, parliamo di 22-23 km a litro. Tanta è l'autonomia, con un pieno di carburante si riescono a fare ben 900 km di percorrenza. E questa unità, questo motore, è gestito dal cambio ETG6, è un cambio robotizzato. Risulta essere un tantino lento se si va di fretta nei cambi di marcia, però quando si raggiunge una velocità costante, una velocità di crociera, in autostrada questa vettura è veramente molto comoda. Questo motore è siparco nei consumi e permette una grande autonomia, ma raggiunge i 184 km di velocità massima e il 0 a 100 in soli 10,4 secondi. Abbiamo provato un'auto davvero confortevole grazie alla seduta che assomigliava davvero quasi a un divano. 358 litri di capienza per il bagagliaio, estendibile a 1140, quindi tanto spazio anche per i bagagli. Consumi veramente bassi, ecco, tetto panoramico massimo a livello di top di gamma. Il prezzo per questa C4 Cactus con il motore del gruppo PSA, 100 cavalli, cambio robotizzato a 6 rapporti, partiamo da 25.000 euro tondi.